Ed eccoci tornati in The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Nello scorso episodio abbiamo fatto un bel giretto di Hyrule. L'abbiamo sbloccata letteralmente tutta. Adesso abbiamo tutta la mappa davanti. E vedete questi rombi? Ve lo ripeto ancora una volta. Dovrebbero essere appunto i punti dei timbri. Dato che questo sarà un let's play che voglio fare al 100%, completare tutte le cose più interessanti, eccetera, ho pensato di intrufolarmi a fare questa cosa qua, quindi se vi serve qualcosa screenshottate e sapete grosso modo dove andare a trovarli. Non è una guida definitiva perché comunque devo dare un'occhiatina più approfondita per vedere se alcuni sono sbagliati o altri sono nel posto sbagliato, eccetera eccetera eccetera. Però insomma eccoci qua, ho rimesso il vestito standard e in questo episodio andiamo a fare la missione dei Goron, come avrete letto dal titolo. La missione dei Goron non sarà particolarmente difficile da fare, già ve lo dico, perché probabilmente di quelle che dobbiamo fare l'ambiente è quello più semplice da gestire, ok? Cioè, non è il più semplice, è comunque difficile, ma è comunque quello meno tedioso tra elettro e ghiaccio. Ah, principessa, sono qui per ordine del re, che mi ha inviato a indagare sugli squarci. Stando a quanto dice la popolazione locale, sono apparsi degli squarci sia sul vulcano di Holdin che nella città dei Goron. A quanto pare anche la popolazione dei Goron, che vive sul vulcano, ne è stata coinvolta. I Goron sono sempre così amichevoli, siamo molto preoccupati per loro. Sappiamo che da poco hanno un nuovo capo, ma non il tipo di aiuti di cui hanno bisogno. Vorremmo tanto poterli soccorrere, ma per noi è troppo pericoloso scalare una montagna come quella, non abbiamo le forze. E questo è quanto finora. Sembra proprio che i Goron potranno dirci qualcosa sullo squarcio che cerchiamo. E ovviamente noi andremo da loro. Come vedete però rimane semplicemente qua questo pallino. Però volendo potevamo andare direttamente dai Goron e parlare direttamente con loro. Comunque visto che ci sono vi faccio anche già la domanda del giorno. Tra queste tre location che sono rimaste, Goron, Ponte di Hebra e Giungla di Firone, qual è quella che preferiresti affrontare per prima? Io il vulcano di Holdin. I Goron mi sembrano decisamente più amichevoli di tutto il resto che abbiamo visitato per, tra virgolette, sbaglio. Ed eccoci arrivati dai Goron. Che guaio! Pensi che sia un sembra un Goron. Ah, una Hylia. Benvenuta nella città dei Goron. Ora però non è il momento dei convenevoli. Why? In città è improvvisamente apparso uno squarcio e ha inghiottito i miei amici. È come se questa disgrazia non bastasse, poi Darston ci ha messo del suo. Ha urlato a tutti che avrebbe salvato lui i nostri amici. Si è avvicinato allo squarcio e c'è finito dentro pure lui. Era pure stato appena nominato capo. Dobbiamo richiudere questo squarcio e lo faremo volentieri. Lo faremo assolutamente volentieri. Sai richiudere gli squarci? Se servirà a salvare i miei compagni, vale almeno la pena di provare. Seguimi. Assolutamente sì. Ed eccoci qua dentro la casetta dei Goron. Grazie ancora per averci offerto il tuo aiuto. Questo è lo squarcio dentro cui sono finiti Darston e i miei amici. Oh oh. Fai qualcosa, qualsiasi cosa. Noi siamo del tutto impotenti. Non si può accedere... Ma si può entrare là? Aspetta, aspetta, si può entrare qui. Entriamoci un attimo. Oh. Prendiamo questa. Ma costa 30, è molto. Piuttosto preferisco fondere... Sì, di gran lunga. Preferisco fondere... e fare un frullato. Dammi un attimo il letto di Zelda, visto che adesso me ne sono ricordato. Eh sì, cura decisamente di più. Pronti, andiamo. Ok, può creare un accesso, andiamo. In realtà con Tri siamo a un buon livello. Possiamo sfruttarlo a dovere per creare delle ottime repliche al momento con 5 triangolini. Infatti lo scorso episodio abbiamo sbloccato roba veramente forte. Avverto la presenza dei miei amici. 4 punti diversi. Ok, ormai sappiamo già a memoria questo dialogo, quindi. Volevo buttare lui, sono caduto io. Ok.
A posto. Fa sempre un sacco ridere che sbaglio. Meno male che non perdo vita e non succede nulla. Credo che qualcuno sia caduto come me prima. Oddio, lì si può entrare. Yachi Mishima. Che mi fa straridere che tra l'altro è uscito oggi su Tekken 8 ed è letteralmente lì, Yachi. Ah, guardate cosa possiamo fare qua. Puta! No, non usa i suoi poteri. Tocca usare... Ah no, invece sputa. Via! Mi sento più al sicuro usando lui, onestamente. Aspetta, ma... Non so se attaccare e spaccare così sia una buona idea. È che ci sono soldi di là, mi piacerebbe... Ah no, ok. Non mi ha minimamente preso. Sì, però ci metto veramente troppo col creepy. Dicevo, non so se ne vale la pena, però... Non so, secondo me sì. Per 5 rupi... No, non ne vale la pena, non ne vale la pena. Qui mi stavo arrampicando quando basta semplicemente lanciare. Così. Troppo presto. Ah! Proprio mi vuole con ardore, eh. Riuscirà a colpirmi? No, meno male no. Ok, uno era chiuso qua sotto, ma era abbastanza preventivata come cosa. Comunque, città dei Goron nel nulla. Carinissimo. Guarda quel Goron lì. Che ridere. Poi qua c'è un altro. Siamo quota 3. Penso che uno sia in alto a sinistra. In queste porzioni di gioco mi vedrete sicuramente esplorare di meno. Non perché non mi interessi, anzi il contrario, ma scherzi, mi interessa tantissimo. Quanto per il fatto che l'esplorazione in sto gioco, di queste porzioni perlomeno, è ridotta proprio all'osso. Anche qua nei Gerudo non c'è niente da fare. Te ne devi... Cioè, devi solo liberare gli amici e te ne vai. Al massimo qualche soldino, qualche rupia, soldi. Qualche rupia messa qui e lì. Ma niente di entusiasmante, vi dirò la verità. Ed ecco qua che ci... Comunque questo... Chi ha pensato fosse una buona idea? I miei amici hanno condiviso con me il loro potere. Un pochino... Ok. Devo ricordarmi di andare dal Weberry, perché adesso ne abbiamo 25. E sono ben più che sufficienti per potenziare eventualmente o l'arco o... la spada? O poi altro... Eccoci qua. Salve. Sono tutti di nuovo tra noi. E lo squarcio è stato richiuso. Evviva. Guarda come ballano. Già. Ma che è successo? Ricordo solo ora che era comparso uno squarcio e che c'ero andato vicino per dare un'occhiata. Darkstone, sono molto felice che tu sia tornato. Sì. Lo squarcio è sparito. E sono tutti di nuovo qui. Te ne salvi, ma come? È stata questa Hylia a salvarvi. Salve, sono la Hylia. Sul serio? Non so proprio come ringraziarti. Dimmi almeno come ti chiami. La principessa Zelda del regno di Hyrule? Piacere di far la tua conoscenza. Io sono Darkstone, da poco nominato capo dei Goron. Il piccoletto fluttuante invece chi sarebbe? Io mi chiamo Tri.
Piacere di conoscerti, Tri. Quelli dietro non lo vedono. Dov'è papà? È vero, il papà non è tornato. In effetti, ora che mi guardo attorno, non vedo neppure gli anziani Auruk e Argenk. Ora ricordo, l'anziano Auruk aveva detto di voler andare alla cava per un po' di arrocciosto. L'anziano Argenk, invece, aveva detto che c'era qualcosa di strano alla tana dei Lizalfos e che voleva andare a controllare. Capo, che facciamo? Dobbiamo riportare tutti a casa. Fammi pensare un attimo. Non possiamo cercare la cieca, però sono tutti così in pensiero. Forse la tavoletta mi potrà aiutare. Capo, tutto bene? Ah, ecco. Ascoltatemi tutti. Andrò a cercare i nostri compagni dispersi. Voi aspettatemi tutti qui. Epita di saggezza numero 32. Non starsene mai con le mani in mano. Darsi sempre una mossa. Praticamente ha i comandamenti. Sai che ha detto? Pepita di saggezza. Pensate che stia bene? Darston è diverso dai capi Gerudo Zora, vero? Da dove si è diretto? No, è fondamentalmente un ragazzino che per sbaglio è diventato capo. Cioè, non proprio per sbaglio, però, insomma. Salve. Guarda che fiero. Comunque, niente da fare. Le case dei Goron spaccano. Oh, Pog, uva. Yes, 20. Dovrò fare tutti i frullati comunque. Così almeno sblocchiamo tutto quanto. Me ne sono corso via, ma ora che faccio? Beh, devo andare. Devo trovare i dispersi. Forse la tavoletta ha un altro suggerimento per me. Ah, Zelda 3. Darston, cos'è quella tavoletta di pietra che hai con te? Questa è la tavoletta delle 56 pepite di saggezza per capi Goron. Sono 56 massime che mi ha lasciato mio padre. Chi è tuo padre? Mio padre era il precedente capo dei Goron, ma lui se n'è andato lontano, molto lontano. Chissà dove. Questa tavoletta contiene consigli utili per chi ricopre il ruolo di capo dei Goron. Senza di essa non saprei da che parte iniziare. Anche con la tavoletta, però, ogni decisione è sempre un dilemma, come ora. Voglio essere un capo che si rispetti, non posso continuare così. È una missione per chiudere gli squarci. Mi interessano soprattutto quelli grandi. Puoi aiutarci? Lo squarcio più grande che conosco si trova al cratere, ma è impossibile avvicinarsi a causa del gas vulcanico. Aspettate, però, ho sentito parlare di un altro passaggio per il cratere. Purtroppo io non so dove si trovi, ma forse lo sanno i due anziani della città. Il fatto è che non sappiamo come trovarli. Che ne diresti di aiutarmi a cercare i Goron dispersi? Io sto brancolando nel buio, a dir la verità. Il vostro aiuto mi sarebbe prezioso. Pare che uno dei due anziani fosse diretto alla cava dell'Arrocciosto a nord-ovest, mentre l'altro puntava alla tana dei Lizalfos, a nord. La cava della Rocciosto è a nord-ovest di qui. Ci si arriva da un ingresso sulla montagna. È un posto in cui ci si può entrare. Ci si può estrarre, non trovare, entrare. Ci si può estrarre uno dei nostri cibi preferiti, l'arrocciosto. Pare che uno dei due anziani fosse diretto invece all'altra cava. La tana degli Zalfos si trova presso il lago di lava a nord. È una pericolosa caverna popolata dagli Zalfos, dei mostri che vivono sul vulcano. Pare che uno dei due anziani. Vabbè, questo l'abbiamo già letto. Possiamo andare. Ma devo seguirlo? Da che parte bisognerà andare? Forse le pepite di saggezza mi possono aiutare. Magari la 8, no, forse la 52. Di nuovo in preda alla indecisione. Andiamo avanti noi? Sì, direi che andiamo avanti assolutamente noi. Comunque ci mostra perfettamente dove andare, perché noi, previdenti di tutto questo, nello scorso episodio, abbiamo fatto una massiccia esplorazione di Hyrule. Una completa, gigantesca esplorazione. E quindi noi qua abbiamo già la caverna dei Lizalfos. Ma se io entro che sto bruciando, che succede? Con loro? Penso proprio di sì. Ah, eccomi qua, ci sono. Che succede qui? Ma che cos'hanno? Ah, sei tu, Darston? Questa voce, ma sei tu, anziano Argenk? Beh, avevo sentito che c'erano degli strani Lizalfos, al che sono venuto qui insieme a un giovane Goron.
Volevamo eliminarli, ma quegli strani di Zalfos neri sono troppo forti per noi e ci siamo ritirati. Da allora siamo qui, mantenendo la loro posizione di difesa in caso ci attaccassero. Ma invece di starvene qui appallottolati, non avreste fatto meglio a lasciare la zona? Non proprio la scelta più furba. Non ho mai sentito parlare di Lizalfos neri, però. Evoluzione estemporanea? Una nuova specie? Cosa potranno mai essere? La cosa migliore sarebbe far fuori questi Lizalfos. Ma sembrano delle bestiacce belle toste. Quale sarà la proprietà di saggezza giusta per questo caso? Darston è di nuovo in preda all'indecisione. Lizalfos neri e strani, pensi anche tu quel che penso io? Sì, che sono chiaramente usciti da dove non dovrebbero. Cioè basta un colpo e l'ho one shotta. Ma di che stiamo parlando? Un singolo colpo. Qua non c'è nulla. Qua non c'è nulla. Nada. Cioè, ma di... Boh, vabbè. Letteralmente sbloccato. Questi dovrebbero essere di livello 2 però. Eh sì. Oddio, resistenti sì, ma non troppo. Ho fatto troppo bene ad andare nel bosco antico e recuperare questo. Zelda! Oh, ma sono spariti. Sono spariti. Ah, ora ci sono. Come sei riuscita a sconfiggerli? Sei davvero un portento. Avverto qualcosa di strano più avanti. Non so cosa sia, ma è davvero pericoloso. E non posso sempre farmi aiutare da te. Da qui poi in avanti vado io. Numero 26. Chi altri deve far strada se non il capo? Sì, ma non sei il mio capo. Aspettami. Ok, no, semplicemente era una sorta di mini cutscene. Hai memorizzato il Lizalfos numero 2. Cioè livello 2 più che numero 2. Agili mostri simili a lucertole, resistono al fuoco e si avvicinano alle loro prede con veloci balzi. Sicuramente forti. Quanto costano? 4. Però noi abbiamo una creatura decisamente più forte. Lui. Mazza quanto fa male però. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Aspetta, appena scende. Ok. Sta andando a fuoco. No, aspetta. Potevo fare la replica. Guarda, Zelda. Quelli devono essere gli Zalfos neri di cui parlava l'anziano. Non ci hanno ancora visti. Potremmo coglierli di sorpresa. È troppo rischioso però affrontarli direttamente. Forse la tavoletta ci può aiutare. Pepita di saggezza numero 8. Non guardare in basso. Guarda in alto. Sul soffitto ci sono delle rocce pericolanti. Mi è venuta un'idea. Considerando la struttura della grotta e il mio peso, se poi aggiungo anche la mia velocità, dovrebbe funzionare. Notevole. E almeno un paio li ha eliminati. Proprio come calcolato. Ne ho fatto fuori qualcuno, ma non tutti. Non ci sono più rocce da usare però. Che facciamo adesso? Adesso facciamo questo, guarda. Semplice, no? Facciamo esattamente questo. 2. E poi glielo portiamo dietro. O meglio, davanti. Ecco qua. Ce l'hai fatta! Li abbiamo eliminati tutti. Sei davvero incredibile. Andiamo a dirlo ad Argenk. Io lo sto chiamando Argenk perché in sto posto, tipo le Gerudo, è scritto Gerudo, ma si legge in questo... E Yachimishima. Avete sconfitto tutti quelli Zalfos, davvero incredibile. Comunque dicevo, le Gerudo, scritto Gerudo, ma si legge Gerudo. Quindi penso che anche Argenk si legga Argenk. Non so. Comunque penso che derivi semplicemente da argento, visto che aveva il guscio argentato, non so. Mi sarebbe piaciuto essere io l'eroe, ma almeno ora possiamo tornare a casa. Caro vecchio Argenk, prima che te ne vada, dovrei chiederti una cosa. Conosci per caso un passaggio per il cratere? Sì, vediamo un po', dov'era? Non me lo ricordo proprio. Capisco. Beh, grazie lo stesso. Darston, sono davvero orgoglioso di te e di come sei venuto in nostro soccorso. Sai, pensavo che non fossi all'altezza di tuo padre, ma ora ti vedo sotto una nuova luce.
Senti, Auruk potrebbe sapere qualcosa su quel passaggio. Ora, col vostro permesso. Quindi, prossima direzione. A sinistra. Speravo di scoprire qualcosa, ma non ho la stoffa di mio padre. Beh, mio padre era valoroso, affidabile, rispettato da tutti quanti. Ma Darston, tu hai dato una mano a eliminare quelli Zalfos, giusto? Beh sì, ma senza la tavoletta di mio padre non ce l'avrei fatta. Mi piace riflettere sui problemi, ma non ho il carisma di mio padre. Dissi che poteva contare su di me e che avrei pensato io a tutto qui. Ma ora mi vergognerei a stargli di fronte. Scusate lo sfogo. Andiamo alla cava dell'arrocciosto ora. L'anziano Auruk dovrebbe essere là. Cosa farebbe mio padre in questa situazione? Quale massima dovrei seguire? Sì, ma penso che lo faccio apposta, dai. Ogni volta che serve un aiuto, si mette a pensare. Chi avrebbe mai detto? Proprio in quel momento, quando ci serve. Le terme curano qua? Decisamente sì. Ma noi abbiamo anche il letto di Zelda, che dà un riposo di alta qualità. Eccoli qui. Hanno fame. Ah, Zelda, scusa il ritardo. Mi ero di nuovo perso nei miei pensieri. Ma che succede qui? Ah, sei tu, Darston. Sono Auruk, eccoti qua. Ero venuto qui per farmi uno spuntino di arrocciosto fresco dalla cava, quando è comparso uno squarcio all'improvviso. Siamo tutti corsi via a gambe levate. Adesso sono così stanco che non riesco a muovere un dito. E non ho nemmeno mangiato, quindi sto pure morendo di fame. Uno squarcio nella cava. Allora qui non siamo al sicuro. Di nuovo bloccato a pensare. Per il momento potremo aiutarli portando qui l'arrocciosto per tutti quanti. Vediamo, la via verso l'interno è... Per di qua. Ri, che dici? Ah, non ho detto niente, sembrava dovessi dirgli qualcosa, ma c'è niente, nulla. Non volevo evocare il letto, però. Ah, quindi li puoi attaccare anche tu. È fortissimo il fatto che dopo ogni parata tiri un colpo. Perfetto. E subito lo tira. Non sta ad aspettare tempo. Eccolo qua. Ah, Zelda. Posso fare delle repliche? Questo è l'arrocciosto, uno dei cibi di cui noi Goro non andiamo più ghiotti. Quando lo mangiamo ci dà una gran carica. Dobbiamo portarne un po' all'anziano Auruk e agli altri. Non si combina mai niente a stomaco vuoto. Vabbè, eccolo qua che continua a pensare. A me sembrano tutti uguali. Zelda, puoi aiutarlo a portare l'arrocciosto? Sì, certo che posso. Ah, ecco, perfetto. Un po' d'uva. Allora, facciamo così. Io lo porto. Se poi va bene anche una replica, usiamo la replica. Eccomi qua che arrivo. Vediamo se vi piace, va. Direi proprio di sì. Questo profumo è arrocciosto. Grazie di cuore. E se lo poppa tutto. Che delizia. Spero che ce ne sia abbastanza per tutti. Beh, suppongo di sì. Però voglio... Vediamo se funziona la coppia. Allora, dovrebbe funzionare. Questo profumo è arrocciosto. Proprio per niente. Avrà anche l'aroma dell'arrocciosto, ma a me non la si fa. Vuole dell'arrocciosto vero. E quindi sa che è una copia. Notevole. Quindi devo portarglielo. Ah, no, va bene, glielo porto. Certo che tu potresti aiutare, eh. Non è che devo fare 18 viaggi tutti insieme io. Uno dopo l'altro, aspettandoti. Ho rischiato di cadere.
Ecco qua. Mangia, mangia, che ti fa bene. Ah, sta arrivando. Pepita di saggezza numero 2. È importante agire senza rimuginare troppo. Ma ne hai già portato un po', Zelda. Direi proprio di sì. Arrocciosto! Sì, lo è. Sarei curioso di sapere come lo cucinano. Ma come fanno a mangiarlo, tra l'altro? Ora che sei di nuovo in forze, caro Auruk, ti dovrei chiedere una cosa. Parlami del passaggio per il cratere. Vediamo, dov'è che era? Non lo ricordo proprio. Adesso è un casino. Come facciamo? È un vero peccato. Ad ogni modo, grazie per averci soccorso. Avevo qualche dubbio su di te come nuovo capo Goron, ma ora ho capito che posso fidarmi. Ci vediamo. E se ne vanno anche loro. Se ne sono andati. Speravo di riuscire a scoprire qualcosa in più, ma le cose non vanno sempre come si desidera. Tutto bene, Darston? Sì. È solo che, nonostante le belle parole dell'anziano Auruk, io non ho molta fiducia in me stesso. E come mai? Ho sempre voluto essere come mio padre, ma ora che sono io il capo, non ne faccio una giusta. Sono sempre stato più bravo nella teoria che nella pratica, e ho così poca esperienza. Senza la tavoletta sono perso. Di questo passo, però, non potrò mai essere un grande capo Goron come lo è stato papà. Eppure non voglio tirarmi indietro. Forse non diventerò subito un grande capo come mio padre, ma anche io ho le mie qualità. E farò il possibile per metterle al servizio di tutti. Dopo ciò che è successo, credo di essere in grado di affrontare il futuro a modo mio. Zelda, torniamo alla città dei Goron e parliamo di nuovo con gli anziani Auruk e Argenk. O Argenk. Forse riusciremo a risvegliare la loro memoria. Vado avanti io. Darston pare essersi risollevato un po'. Cosa decisamente più che giusta, visto che comunque è un bel personaggio. È simpatico. Comunque una cosa che mi manca. Nei giochi di Zelda, esclusi vabbè quelli open world più recenti, è la quantità di personaggi. Cioè il popolo. Il popolo dei Goron. 5 personaggi. Capito? Ne vorrei un po' di più. Nemmeno tu sai dov'è il passaggio? Non ne ho la minima idea. E adesso speravo proprio che tu lo avresti ricordato. Se ti dico che non lo ricordo, non lo ricordo. Cos'altro vuoi che ti dica? Sono Auruk, anziano Argenk. Vorrei chiedervi ancora una cosa. Sì, uno è aureo, l'altro è argentato. Quindi in realtà è Argenk. Corretto. Aureo, dorato, Argenk, argentato. Quindi lo chiameremo Argenk da adesso. Vorrei chiedervi ancora una cosa. Cos'è questo passaggio per il cratere? Era usato dai capi dei Goron in passato. Solo dopo aver superato quel duro percorso ed essersi purificati nel cratere potevano fregiarsi del titolo di capo. Questa tradizione però era già scomparsa ben prima che fossimo sassolini noi. Purificavano i loro corpi nel cratere per ottenere il titolo di capo. Quindi ha a che fare con il diventare capo, i capi, mio padre. Forse c'è un indizio? Darston, tuo padre. Adesso ricordo. Una volta ho sentito dire tuo padre dire: ho bloccato il passaggio nella mia stanza. Ora che lo dici, anch'io ricordo di averglielo sentito dire. Finalmente un indizio. Andiamo subito a controllare. Quindi seguiamolo. Sì, comunque, quello a destra è palesemente Heihachi Mishima. Direttamente da Tekken. Zelda, seguimi, da questa parte. Mi pare avesse detto di aver usato un ritratto. Ah, se n'è già andato. Quindi dobbiamo andarlo a dirglielo noi. Oh, il bambino sta ancora piangendo. Tranquillo, torna il papà, tranquillo. Oh, bel ritratto. Questa stanza era sempre sotto sopra, ma ora è tutta in ordine. Guarda, Zelda, è un ritratto di mio padre. Un Goron tutto di un macigno, eh? Piero. Però mio padre diceva che prima o poi sarebbe venuto il momento di cambiarlo. Quando sarai capo, togli questo ritratto e metticene uno tuo. Ripeteva con orgoglio. Io vorrei tenere il suo, ma gli ho fatto una promessa e devo mantenerla. Tuttavia, dobbiamo prima trovare l'entrata del passaggio. In questi casi... Cos'è?
No, non penso fosse questo. Dobbiamo farlo cadere, quindi. Yes. Il ritratto. Ah. Questo mi ricorda un'altra delle massime di mio padre. Il tuo tempismo è stato perfetto. Pepita di saggezza numero 34. Non esiste niente di indistruttibile. E cosa più importante, abbiamo trovato l'entrata del passaggio. Andiamo. In basso a destra ci sono i libri di scarlatto e violetto, comunque. Va bene. È a caso, Salve, salve. Vabbè, ci si arriva easy. Il passaggio pare proseguire laggiù. Ma come ci arriviamo? Vediamo un po' che dice la tavoletta. Pepita di saggezza numero 19. Se non puoi volare, usa qualcosa in grado di farlo. Qualcosa che possa volare. Ma cosa potrebbe mai essere? Guarda, te lo faccio vedere io. È incredibile, ma vero. Tu puoi volare con queste. Ma come hai fatto? Sei stata eccezionale. Tu prosegui pure senza di me. Troverò un modo per raggiungerti. Non ti preoccupare. Qua è un po' più difficile invece. Ok. Io andrei qua. Perfetto. E poi andrei addirittura qui. Non ci arriva. Non ci arriva. Quindi forse è meglio direttamente da qua. No, ho lanciato troppo in alto. Non dovevo andare lì. Ok, qua. Si può da qua? Sì che si può. Beh, da qui invece dovrebbe essere semplice. Ah, di poco. Ah, mi fa arrivare direttamente qui. Forse ci si arriva davvero. Yes, sir. Questo l'avevamo già duplicato, vero? Se non ricordo male, sì, abbiamo un macigno. Però dovrebbe costare un sacco. Sì, eccolo qua. Costa veramente un sacco. Però basta proiettarlo poco poco avanti e si fa. Lì c'è qualcosa. Non dico di esserne sicuro, ma quasi. Lo rompe? Direi di sì. Sì, esatto. Pietra di mostro. Ci saranno abbastanza utili più avanti. Non c'è altro da fare qua dentro, vero? Cioè, se ho beccato lo scrigno qua, dubito che ci sarà uno scrigno anche dall'altra. Suppongo che il gioco mi stia suggerendo questo, infatti. Però adesso non posso più planare. Non ci arrivo. Perché dovevo fare questo. E ci arrivo, giusto, giusto. Ok. Come ci arrivo però? Mi serve qualcosa largo 1. Tipo questo letto. Perfetto. Mentre qua abbiamo questo che mi permette di andare qua. Ma sai che ti dico? È il momento del ragnetto. Cordula a me. Non volevo saltare così. Incredibile che non sia morta in mezzo al fuoco. Com'è possibile? Ma quindi è intelligente. Non lo è random. C'è qualcosa comunque qua a sinistra. Dobbiamo salire qua. No, aspetta. Prima di andare lì. Soldi! Sai che stiamo schizzando letteralmente in alto.
Ok, torniamo su, va. Arriva? Sì, perfetto. Ho avuto per un attimo il dubbio. Posso tornare indietro da qua? No. Andare da qualche parte? No. Gran bel masso. Sta arrivando Darston. Eccolo qui. Finalmente ti ho raggiunta. Quella roccia gigante blocca il passaggio. È da tanto che nessuno passa di qui. Deve essere caduta qui a un certo punto. Zelda 3, lasciate fare a me. Vediamo, considerando aspetto e massa, l'angolo della forza applicata. State a guardare. Gran bel pugno. Acci roccia, non ha funzionato. Eppure sono sicuro di essere sulla buona strada. La tavoletta è come una guida lasciata da mio padre. Senza di essa sarei perduto. Col vostro aiuto e tutte le nostre avventure, però, ho fatto molta esperienza. Ho imparato che in certi casi seguire le regole della tavoletta non è sufficiente. Sì. Andare all'avventura con voi mi ha fatto capire una cosa. La tavoletta è utile, ma non posso essere un grande capo se ne sono dipendente. Devo tenere la testa alta e trovare da solo la soluzione migliore. E quindi, guardate! La spacca? Pepita di saggezza per Capigoron numero 56. La Madonna! Frutta tutto ciò che può esserti utile. Non era preziosa per te quella tavoletta? Sì, ma non c'è problema. Farò tesoro ugualmente sia delle massime di mio padre che di tutto ciò che ho imparato. Sarà questo il mio modo di fare le cose. Gli insegnamenti di mio padre sono incisi nella mia testa, non mi lasceranno mai. Scusate se vi ho fatto aspettare, il cratere è comunque qui, poco più avanti. Pare che Darston si sia sbloccato. Ora sembra anche divertirsi molto di più. Darston, sei incredibilmente simpatico, bravo. Per adesso uno dei miei PG preferiti. Salve. Qui la festa? Lì si vede uno squarcio anche abbastanza enorme. Allora, attiviamo questo però. E prima di andarci, voglio controllare che frullati ho con me. Allora. Non ho però niente che in qualche modo mi permetta di resistere al fuoco. Quindi facciamo così, creo dei frullati e delle pozioni che mi permettano di resistere al fuoco. Tanto qua su a sinistra abbiamo un cespuglio affari che ci permette di creare. Benvenuto al chiosco dei frullati. Allora. Adesso non mi ricordo quale delle due mi dà accesso alla pozione. Eccola qui. Pozione bollente, vediamola. No, è vero, questa mi dà difesa dal ghiaccio, sono scemo. Forse dovrei usare questo. Forse questo ha più senso? Vabbè, chiaramente uno dei due dovrebbe essere quello corretto. Purtroppo con la zanna e col cuore di mostro non sai mai dove andare a parare. Pozione semifredda, eccola qui. Dovrebbe essere quella corretta. Rende il corpo resistente al calore e persino alle fiamme. Ok, e lo rifacciamo. E ne facciamo due. Poi facciamo salgemma e latte. Sarebbe stato incredibile se avessero dato la possibilità di creare, 10 frullati tutti insieme. Però a quanto pare il gioco non te lo permette. Siamo arrivati qua, giusto? Ok, perfetto. Tanto adesso ci manca semplicemente entrare all'interno e fare il dungeon. Siamo pronti? Siamo pronti. Siamo pronti. Lui non viene? Finalmente siamo a destinazione.
I miei amici ancora dispersi sono all'interno. Vorrei poterli aiutare, ma... Da questo punto centrale vengono generati gli altri squarci più piccoli qui sul vulcano. Se i tuoi amici sono là dentro, una volta richiuso lo squarcio dovrebbero tornare. Tuttavia, solo io e Zelda possiamo proseguire. Tu aspettaci qua. Va bene, mi secca non venire, ma... Vi prego, salvate tutti i miei amici. Poi dice sempre, potresti fare un passo indietro, Zelda? Sempre. Eccoci arrivati. Vulcano di Holdin nel nulla. Promettente, vero? Io passerei qua a sinistra. Non so voi. Fatto questo masso gigante costi così tanto, non mi fa piacere manco per sbaglio. Ma la strada è identica sia da qua che da là? Aspetta, eh. Sì, mi pare che sia identica. Ok, perfetto. Uno. E purtroppo niente, due, perché... Aiuto! Fate malissimo! Allora, piano d'emergenza. Vai, divertiti. A me va bene se mi colpiscono. Significa che li distraggo. Mamma mia. Sì, comunque poche storie. Veramente forti gli Octorok. Ma forti veri, eh. Questo casino per 5 lito patate. Spero che almeno questo ne valga la pena. Poi, questo dovrebbe essere il papà, no? La cosa fortissima è che li paralizza. E poi ci posso pensare io a colpirli. Ah, quindi arriva fino a lì. Ma mi sto perdendo un po' di dungeon. Può essere. Mamma mia, il CEO del platforming. È andata stranamente bene. Abbiamo già un teleport qui. Come mai? Ok. Ah, non penso di essermi perso nulla. Ma... Io scenderei a controllare. E invece ci eravamo persi questo. Ah, di poco. Peccato. Ah, ci si arriva diretti, ok. Soldi. Io amo i soldi. Tanti soldi. Oh, peccato, non ci sono arrivato. Il problema è che qua cadendo prendi danno. Il mio acerrimo nemico. Il danno da caduta. Aspetta, ma facciamo le persone per bene. Ma perché devo perdere tempo così? Mi teleporto e via. Io ho detto, facciamo un po' di platform. Meglio non rischiare. E soprattutto dato che adesso abbiamo accesso al riposo di alta qualità. Mazza quanto cura veloce. Mazza quanto cura. Incredibile. Uno. E niente due, perché a quanto pare ho troppo... Ero troppo indietro. No, cosa buona. Ok, io mi butto qua. Ah, lì avevamo già fatto. Forse si può fare una piccola... Come dire, deviazione lì. Lì c'è un altro Goron. Ah, aiuto! Il primo colpo non va mai a segno, ho notato. Cioè, è raro. Forse anche più del primo. Però per adesso mi stanno convincendo parecchio gli shamanics in sto gioco. Eccomi qui.
E mo come si sale qua? Ah, ma no, aspetta, si può scendere di là. Ma che sto facendo? Vabbè, vado a fuoco, chiaramente, però... Almeno siamo arrivati. Yeah. Non c'è nulla. Tanto abbiamo il letto, ci possiamo curare. Salve, salve. Che c'è? Cosa non ti torna? Credo che siamo ci siamo avvicinati molto ai miei amici. Proseguiamo. Gran bella musica. Porta di tango. E attiviamo il teleport. E siamo ufficialmente dentro al tempio di Aldin. Io andrei dritto. Prego, si diverta. Quanto godo quando succede che paralizzo. Prego, vada lei. Incredibile lo Shamanix. Incredibile. Ah, ecco cosa c'era, un segretino. Rupie? No, zucca spirale, 8. Ti dirò, le zucche spirale sono contento di trovarle, perché sono un drop abbastanza raro, tra le tante cose che ci sono da droppare. Non escono di frequente. Ok, quindi devo... Momento platforming. Va benissimo, non è un problema. E quindi adesso questo mi tira su. No, assolutamente. Il momento platforming è qua. Ma davvero non c'è altro qui? Tristezza. Entra una tristezza. Ok. Oddio. Penso che con l'acqua si faccia infinitamente prima. E questa dovrebbe essere la chiave, allora. Assolutamente sì. Segreti? No. E anche questa stanza è stata decisamente completata con successo. Quindi adesso qua possiamo aprire. Ah, a proposito, aspetta. Questi dobbiamo replicarli, memorizzarli. Non ce li abbiamo? Pipistrello igno. Questi mostri sono così caldi da dar fuoco a tutto ciò che toccano, ma si spengono se investiti dal vento. Vabbè, fortissima sta roba. Levati. Ok, quindi suppongo che scenda e poi risalga. Oh, guarda qua. Vabbè, grande problema di Zelda, che quando estraggo le casse fa così il gioco. Beh, almeno se l'abbiamo estratta. No, peccato. Prenderò nuovamente danno, eh. Ovo dorato. No, invece no. Sono stato fortunato. Ah, non ci arriva. No, non è che non ci arrivano, gli fa proprio danno. Ma qua non c'è proprio nulla da fare? Non vedo nulla. Oh, vai questo. Ok, eliminati entrambi. Rip, mi dispiace tanto. Ah, ok. Non avevo visto. No. Forse ho perso i drop. No, presi. Qua c'è altro da fare? No.
Potrei aver sbagliato replica. Ok, porzione 2D. Vediamo qua cosa c'è da fare. Vabbè, chiamatissimo. Ok, anche se ho perso un po' di vita, almeno qua sappiamo come dobbiamo gestire la cosa. Non mi pare ci siano tesori. Qua mi nasconderei. No, non c'è nulla. Oddio, quasi. E mo? Va bene. Mi riporta indietro, ok. Però intanto l'acqua lì l'abbiamo messa. E da qua si salta lì con agilità. Momento panico. Aspetta, questi qua vengono spenti dalle forti... non lo so però. Allora, in basso mi porta da un'altra parte. Aspetta, vediamo come funziona allora la questione del vento, ok? Allora, abbiamo il Virpi che fa vento. Oddio, poverino! Però se rimane qua è un problema. È letteralmente una minaccia. Ok, qua cosa devo fare? Devo scendere fino a giù? No. E qua c'è qualcosa da fare? Lì c'è un meccanismo da attivare. Non so se riesco. Sì, sono riuscito. Perfetto. Quindi tecnicamente noi adesso possiamo andare a destra. Il punto è, voglio andare a destra? Assolutamente sì. Perché c'è uno scrigno che contiene una piccola chiave. E noi possiamo dire di no alle piccole chiavi? No, perché ci servono assolutamente in sto gioco. Quindi adesso possiamo ufficialmente salire a dove, come si dovrebbe fare. Così. Ok, evitati non si sa come. Allora, qua devo passare a sinistra probabilmente. Come faccio però? Forse devo prendere questi? No. Come lo tappo lì? Non ho idea. Perché non ho niente di verticale che mi permetta di tappar lì? Quindi facciamo così. Ma non ci si riesce a passare. Perché o tappo uno o tappo l'altro. Vabbè, prendo danno e salgo comunque. E abbiamo la mappa. Non un grosso problema, però insomma, mi sarebbe piaciuto farlo diversamente, senza prendere danno. Viva le alghe, che ci permettono di sopravvivere. Ok, perfetto, ottima strategia. Praticamente mi faccio colpire e passo comunque. Cioè, ma la cosa assurda è che lo Shaman X mira anche. Vabbè. Cioè, non è che tira a caso, che proprio lo cecchina. Ok, ottima scelta portare il letto comunque. Ci ha salvato la vita. Per adesso penso che abbiamo fatto pressoché tutto qua. Sì. Ci manca ancora un bel pochino da fare, ma fattibile.
Bombe? Bombe. È arrivato il momento di cecchinare Link con lo Shamanix. Oh, non l'ha preso. No, si è ucciso da solo. Beh, non riesce a colpirlo? No, non gli va proprio di colpirlo, che è diverso. Beh, da qua dovresti, eh. Mi sono fatto un po' male da solo. Non un grosso problema. Dammi le bombe, dammi le bombe, dammi le bombe. Fase 1 andata? O è già fase 2? Non mi fa piacere per niente quel topino. Muori. Ok, perfetto. Fatto. Fine? Yes. Decisamente fine. Ed ecco qua le bombe. Non so ora come ora se ci potranno servire in qualche modo. O se semplicemente sono... una feature così. Gustosa in più. Bomba del potere. Ora puoi usare le bombe premendo A quando sei in modalità spadaccina. Che per carità mi va bene, però... è una feature indubbiamente carina in più. Ciò che mi chiedo io è... a cosa mi servirà? Servirà a qualcosa? No, non mi serve VIP. Serve creepy. Appena lo spawni spara. È fortissimo da questo punto di vista. Anche perché, come vedete, ci sono diversi frammenti che di potere ci fanno recuperare quello che ho appena perso per farvi vedere le bombe. Sì, non penso ci sia nulla comunque qua di... no, non c'è nulla. Ottimo, abbiamo anche le bombe. E tre. Na 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 na. E con questo abbiamo fatto. Qua siamo obbligati praticamente a usare lui, perché è indubbiamente l'evocazione più forte che abbiamo. Ma quanto godo quando mi danno la salgemma. Voi non arrivate nemmeno a credere. L'arco comunque non fa male, eh. Non è granché. Cioè, è letteralmente messo per il meme qua. Sì, facendo così forse riesco a spaccare. Cosa c'è qua? Scrigno? Yes, eccolo qua. Piccola chiave. La mia domanda è però, qua abbiamo finito... allora abbiamo... quindi qua ci sarà un'altra chiave, suppongo. Sì, credo. Però nel dubbio io andrei prima di tutto a destra. Madonna, quanto è forte. Ma chi ha pensato che fosse una buona idea darmi una cosa così forte? Cioè, una marea di bombe, una dopo l'altra. Cioè, guarda, basta evocarli all'infinito e tu ti ritrovi un sacco di bombe. Vabbè, non ho parole. Chiave? Via, levati.
un po' eccessiva così, 100 di botto. Sono cardiopatico. Non datemi queste gioie all'improvviso. Il mio secondo me è più forte. Il mio è decisamente più forte. Si sono colpiti a vicenda. È più forte, ma lo sto evocando nei momenti sbagliati. Io non posso proprio attaccarlo in questi momenti. Eccolo lì. E l'abbiamo già lo Shaman X di fuoco, vero? Direi proprio di sì. Air Award per tutto questo è una piccola chiave d'argento. Adesso ne abbiamo due. Quindi possiamo aprire. Lì c'è il fuoco, meglio non andare. Amo i soldi, ma non voglio assolutamente infuocarmi in malo modo. Sì, andrei lì che c'è un bel tesoro che ci aspetta. Beh, chiaramente sì, non può fare nulla l'elettro sulla terra. Dopotutto Pokémon ce l'ha insegnato molto bene. Mi spiace sempre un botto quando vedo sta situazione. Cioè, guarda, demolito tutto! Senza possibilità di appello. Niente, non può fare nulla. Ah, puoi passare anche da qua volendo. Qua cosa c'è? Qualcosa di interessante? No. La mappa non mi dice che ci sono tesori nascosti, quindi eviterò... lì. Uva. Oddio. Oddio, devo scendere parecchio qua, eh. Io mi butterei da qui, però. Oddio. Mettermi sto coso qua. Ah, aspetta, ma la chiave del boss. È veramente stato... Ok. No, ti prego. No, non me lo dire. È un momento Metroid. È un vero e proprio momento Metroid. Io potrei evitare semplicemente andando qui, eh. Cioè, che ci vogliamo molto. No dai, facciamoci il momento Metroid, che è divertente. Io qua è spaccata la scala. Oddio. Ok. Ma non vuole che ho frizzato col menu. Vabbè. Altri 2 secondi lì ed eravamo pronti per essere messi in forno. Anzi, essere tolti dal forno. Cotti, a puntino. No, vabbè, troppo forte comunque il letto di Zelda. Veramente sbroccato. Stavo per cadere. In caso non ve ne foste accorti. Ma ce la faccio, sì. Sono riuscito a evocarli ovunque tranne dove andavano messi. Ma che range assurdo ha! Ecco ovunque! Oh, vabbè. Salve. Ah, capisco. Quindi io dovrei superare questa lunghissima distesa di lava. Sembra sensato. Mi sembra assolutamente semplice da fare. Non ci arrivo perché ho saltato troppo presto. Ok. Secondo me ci posso arrivare. Secondo me ci si arriva easy qua. Oddio, ok. Perfetto. Qui l'acqua la vedo grigia, quindi andrei di letti. E il gioco è d'accordo.
Il gioco è d'accordo. Salve. Aspetta, facciamo una cosa, va. Che quell'Octorok lì non mi piace per nulla. Mamma mia, annichilito. Zero possibilità di risposta. Octorok ufficialmente in lacrime. Questo è un problema. Lo era. Qua. Eliminiamoli, va. Con lo Shamanix. Oddio, qua. Qua non c'è molto da dire. Devo riuscire, ecco, infatti, a evocarla lì in mezzo. In modo tale che poi, quando ci alza bene, 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 bene in alto. Ah, non ci si arriva. Sì, vabbè, più indietro no. Va bene. Inaspettato, onestamente. Potrei usare la tavoletta, che sicuramente potrebbe essere una buona scelta per accompagnarci. Oddio, e se io lì non ci arrivo come faccio? Devo per forza mettere un letto. Ma secondo me ci si fa, col letto qua, secondo me si fa. Eccolo lì. Easy. E ce l'abbiamo fatta. Ma la mia domanda è: abbiamo tutto? Cioè, abbiamo realmente tutto? Abbiamo preso tutto. Mi sembra stato un po' troppo veloce. Sì, qua ho tutto. Velocissimo. Velocissimo la quest dei Goron. Aspetta. Salve. Ottimo. Addio. E si va. Mi devo tuffare? Ah, vale come sottostanza del boss. Pronti. Sappiamo già chi è. Il nostro carissimo amico Varuba, già visto nel trailer. Salve. Che dici? Cosa fa? La palla verde che insegue. Ok. Tira palle infuocate. Devo colpirlo? Sì. Semplicemente basta avvicinarsi e menarlo. La cosa che perdo barra, però, mentre semplicemente gli sto vicino, non è che mi faccia molto piacere. Dove va? Praticamente standogli in zona qua. Oddio. Mi ha buttato giù. E col knockback del colpo. Oddio, cos'era quella spazzata? Yes. Mi ha buttato in terra, cioè mi ha buttato via nella lava, non potevo fare nulla e continuavo a perdere barra blu. Un po' scorretto. Salve. Ah, quindi io sto attaccando la sfera, quindi avevamo ragione nel trailer. Aia. No, invece no. È che fa schifo. Aspetta. Gli faccio danno. Sì, gli faccio danno. Precisamente.
ti attacco con lo stesso colore con cui mi hai attaccato tu prima. Salve. E qui il signor Varubacia? Direttamente dai vecchi giochi di Zelda? Dovrebbe essere di Ocarina, se non mi ricordo male. Ma quante volte lo fa adesso? Oddio! Arrabbiato come una iena. Gliene frega nulla. Dove va? Sta facendo un giretto. All'inizio pensavamo che fosse da Breath of the Wild. Oh, va che... La mappa bella difficile. Mi dovrei curare, vero? Facciamo che metto una difesa dal fuoco e mi curo. Ma perché sono caduto? Però toglie molto poco ora. Sono particolarmente contento. Adesso provo a prendergliela con la sincronia. Sì, si può. Perfetto. No, dai. Ma ce la fai? Dritto lo devi mettere. Vabbè, non ci voglio credere. Ma dimmi tu. Che scena terrificante. Vabbè, meno male che abbiamo lui che attacca. Sì, comunque dobbiamo afferrare quella sorta di sfera verde. Se ne va? Sì, tecnicamente se ne va. E dopo averla afferrata lo colpiamo e lo massacriamo di botte. Dove andrà? Dove andrà? Dove andrà? Qua sotto. Mi ha fatto molto ridere questa scena. Ho la resistenza, giusto? Sì. Avendo la Ah, avevamo già fatto le fasi? Ok. Io pensavo fossimo ancora in fase 1. Fighissimo però. Ad adesso il boss migliore, senza se e senza ma. Vabbè, questa scena siamo abituati a vederla ormai. Grande scena. Bellissimo. Velocissimo però il vulcano da fare. Sarà che siamo arrivati attrezzatissimi. Tutto il necessario. Pronto per partire. Mamma mia, il cuore lì quanto godo. Il cuore lì quanto godo. I miei amici hanno condiviso con me il loro potere. E si sale di livello. Va dritti a livello 7. Però dato che mi hai già dato un triangolino, suppongo che adesso semplicemente le copie costeranno di meno. Infatti costeranno di meno. La statua che si muove ora costa 1. Ottimo. Il lupo costa 2. Il bulbo cotero costa 2. Il piranha costa 1. Mentre la Decubaba bio, penso fosse quella. Forse quella è la bio, non mi ricordo. Però noto che, per esempio, il Grublin con lancia di livello 2 costa 3, mentre quello con spada costa sempre 4, mi pare. Ancora quello non è stato diminuito. E saliamo a 30, giusto? Non male, non male. Principessa e sacerdotessa. La tua forza ha ridato la libertà a questa terra, che era stata inghiottita dal nulla. Io sono Din, una delle tre dee che hanno creato il mondo. C'è sta roba a livello di lore.
che appaiono così. Boh, vabbè. Concedo il mio lascito a te, che hai dimostrato forza. Vabbè, ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Hai ottenuto il lascito di Din. Cioè, vabbè. Bombe di lore così al nulla. Questa è una prova del tuo valore. La via per il potere supremo si aprirà solo per chi ha dimostrato di meritarlo a tutte e tre le dee. Mancano ancora due lasciti. Ricorda, un giorno la tua forza ti salverà. Pazzesco. Questa roba è pazzesca. E ti arriva così poi. La via per il potere supremo si aprirà solo per chi ha dimostrato di meritarlo a tutte e tre le dee. Perciò non potremo ottenere il potere supremo senza prima dimostrare alle dee il nostro valore. Ma ciò significa anche che il nostro nemico non può ancora averlo ottenuto, giusto? Ecco perché per ostacolarci ha imprigionato le dee negli squarci. Se il nostro avversario ha tanta paura di questo potere supremo, cosa potrà mai essere? Chissà che cos'è il potere supremo nei giochi Zelda. Vero, Tri? Non abbiamo altro da fare in questa parte del mondo del nulla. Torniamo nel mondo normale. Allora, torniamo nel mondo normale o devo decidere io? Odo. Siamo quasi a 10, giusto? Siamo a 9. Non abbiamo altro da fare, vero? Non c'è nient'altro, vero? No, non c'è altro. Letteralmente annichilito! Ci ho messo di più a fare la quest delle Gerudo, a momenti. Certo, quella delle Gerudo era... Vai lì, fai quello, poi vai di là. No, lì non puoi, poi di là. No, qua, insomma. Sei stata fenomenale. Lo squarcio gigante è sparito. Allora saranno ritornati anche tutti quanti. Torniamo in città insieme, Zelda. E certo che andiamo, è certo che andiamo. La città dei Goron è salva. E Yachimishima che ci saluta. Madonna. Carinissimo qua, eh. Oh, tutto il budget è andato in questa scena. Era incredibilmente HD rispetto al resto. Bellissima però come scena. Wow, è la prima volta che vengo festeggiato con tutto questo calore. Meno male che sono tutti tornati sani e salvi. Zelda 3. Prima di incontrare voi ero quasi pentito di essere diventato capo. Ora non più. Ho finalmente trovato un modo tutto mio per risolvere le cose. Anche quando ve ne sarete andati, continuerò a fare del mio meglio qui. Zelda 3, grazie di cuore per tutto e grazie per il vostro aiuto. Dustone, vieni qui un attimo. Qualcuno ha bisogno di me? Eccomi, arrivo. Tornate pure a trovarci quando volete. Qui alla città dei Goron sarete sempre i benvenuti. Da quando l'ho conosciuto è cambiato molto Darston. All'inizio sembrava incerto sul da farsi e si perdeva continuamente nei suoi pensieri. Adesso invece dimostra sicurezza e tutti ne sono felici. Deve essere questo quello che si chiama essere degni di fiducia. Bene, siamo riusciti a richiudere lo squarcio del vulcano. Ma che cos'è questo lascito che abbiamo ricevuto dalla dea? Rimangono gli squarci nella giungla di Firone e sul sacro monte di Ranel. Facciamo del nostro meglio, Zelda. Oh, è stata velocissima. Raga, sono uno speedrunner ormai. Ho tutto. Però prima... andiamo a fare una cosina, perché non voglio lasciare niente al caso per il prossimo episodio, perché penso che andremo proprio nella zona ghiacciata. Sacro monte di... Ranel. Ho letto bene, giusto? Perché mi viene da dire Ranel mentre... Oh, mi sa che sto facendo confusione. Comunque ci ho messo 1 minuto e 80 di pozione. Salve. Si può? Stai facendo buon uso della spada? Mentre eri in viaggio ho fatto progressi nelle ricerche. Ora posso renderla ancora più potente. Quindi perché aspettare? Provaci subito. Ma assolutamente sì. Aumentiamola di livello. Sale a 4, giusto ora? Questa cutscene che non si può saltare mi lascia sempre perplesso. Livello 4!
praticamente posso stare tutto il giorno in spada, in modalità spadaccina. Cosa vuoi potenziare? La spada, perché non faccio danno. E ci metto veramente un sacco a fare danno. Allora, considerato che avremo altre due volte dei dungeon grossi che ci danno 5-5, suppongo. È cambiata! Cambiata, è cambiata! Niente. Se mi chiedi già questo, significa che forse il livello massimo è 3, eh? Non lo so. Comunque dicevo, dato che avremo 5-5, saremo a posto per un pochino, perché possiamo ancora trovarne qualcuno in giro, arrivare facilmente a 20 e salire al livello 3 di spada. E sto brillando per la difesa dal fuoco? Vediamo quanto scende. Vabbè, dura un sacco adesso. Adesso posso stare letteralmente in modalità spadaccina per un bel pochino. Wow, 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 wow. Veramente, veramente bello. Io andrei qua, al Sacro Monte. Questo sarà il nostro prossimo obiettivo nel prossimo episodio.